Sì, non era facile, soprattutto perché venivamo una sconfitta dell'altro, che ci ha fatto veramente male, eravamo tutti posti in mediare, e poi comunque avevamo questa formazione improvvisato e era importante avere veramente il carattere, giocare fino alla morte e portare a casa il risultato, a prescindere dalle cose tecniche, diciamo, magari un po' il pallavolo era un po' bruttino, però era importante vincere. Che squadra hai trovato dall'altra parte? Beh, Pavia anche a loro mancava un centrale, se non sbaglio, sicuramente, cioè, con tutto il rispetto, se noi eravamo completi, diciamo che sulla carta noi siamo più forti, però oggi come oggi li trovavo abbastanza ordinati, cioè, nel senso anche loro hanno fatto delle belle difese, quindi non è stato facile mettere giù la palla e anche alla fine non sono mandati, cioè noi dovevamo essere concentrati al 100% per poterli battere, È tanto più difficile quando ci sono soltanto praticamente due schiacciatrici in campo, ovviamente a un certo punto il gioco di Novara era un po' scontato. Non è stato facile, insomma, alla fine ho dovuto mettere l'ultimo pallone, credo di provare a mettere il massimo, era un po' l'emblema della partita, hai tirato con tutta la forza che avevi, perché era veramente. Beh, bisogna tirare anche con coraggio alla fine, che comunque serve anche il mio passo in avanti, che come anche con il coach stiamo lavorando per questo fatto. E beh, pian piano, dai. No, adesso sono contenta per il risultato, eccetera, che comunque abbiamo vinto e poi adesso con questa sosta quelli che rimangono sicuramente lavoreranno tanto tanto e poi quando si ritorna inizieranno un nuovo campionato, anzi noi cominceremo. Qual è il tuo impegno adesso? Io adesso andiamo a fare le qualificazioni per le Olimpiadi, cioè adesso io raggiungo la mia nazionale che sono già in ritiro da una settimana e poi dopo faccio lo stagione.